Socializzare, imparare ad esprimersi e mettersi alla prova. Una nuova iniziativa del Municipio Primo permette ai disabili di partecipare attivamente alle attività di laboratorio offerte dall'Associazione di Volontariato Il Tulipano Bianco. L'obiettivo è permettere a chi è diversamente abile di esprimersi per riaffermare la propria individualità, ma è ancor di più un tentativo di creare una società capace di includere tutti i suoi membri, valorizzandone le diversità. Musica, teatro e movimento. Su questi tre filoni si svilupperanno i diversi laboratori che dureranno un anno. Ce ne parla così il presidente del Tulipano Bianco. Il progetto del Tulipano Bianco che si propone di fare è quello di aiutare il più possibile le famiglie, i bambini attraverso appunto questi laboratori che faranno parte di un percorso che durerà un anno intero e quindi è diciamo il nostro sicuramente obiettivo quello di creare e migliorare la vita delle famiglie che magari si trovano in condizioni un pochino più di difficoltà. I corsi si terranno alla Città dell'Alta Economia e permetteranno a chi vi partecipa e alle loro famiglie di staccare per 3 ore dalla routine quotidiana. Laboratori e progetti come questi sono molto importanti per la vita delle persone, sia per i ragazzi o gli adulti disabili, sia per le loro famiglie. E in primo luogo perché sono diciamo, degli appuntamenti che permettono di valorizzare, di investire sulle proprie capacità. Presente anche la presidente del primo municipio che ha voluto ricordare l'impegno della sua amministrazione verso le persone più deboli. Abbiamo deciso l'unico immobile che gestisce direttamente il municipio, che è questo spazio di Via della Penitenza, dove noi abbiamo un centro giovani. Vi abbiamo preso il luogo, abbiamo firmato immediatamente questo protocollo con la Croce Rossa e con le ACLI e l'abbiamo trasformato in un ricovero per persone senza fissa dimora. Nella speranza che l'iniziativa non rimanga isolata e che anche altri municipi possano trovare dei posti per i più bisognosi.